Devo ammettere che quel prof di matematica è davvero una rottura di palle, proprio tra tutti quello che manda più roba in assoluto per le lezioni. Poi io addirittura non ho problemi, abito praticamente in colonia. Mannaggia, sto coronavirus maledetto. Comunque, d'accordo, ecco fatto. Bene. Ora vediamo un po' su YouTube. Vabbè, come al solito vado male, non c'è da sorprendersi. Ormai non ho più alternative, però... Cosa? La vita da YouTube? Mio Dio, quanto tempo sarà passato da quando ho fatto questa roleplay? 60 likes e 350 views al circa. E se tornassi a fare roleplay? Fente? Fente? Sei vivo? Ci sei? Dovrei fare una roll... Pezzo di... Ehi, Blu, non avresti un ristorante italiano da buildare? Bastardo maledetto. Matti, hai ancora delle video lezioni da fare per caso? No, perché avrei bisogno che tu mi dia una ma... Cosa ho fatto di male? Vabbè, mi è rimasto uno senso, man. Proprio il migliore di tutti, guarda. Dovrebbe aver aperto un ristorante chiamato Pizza Pig. Andiamo a prendere una pizza e glielo chiedo. Spero che uno Sensu men sia nel Pizza Pig, accidenti. Ormai non so più che fine abbia fatto, mannaggia. Che aggiunto? Da quando c'è una specie di macchina per le caramelle? Quel porco uno Sensu men va. Entriamo. Uno Sensu men, sei qui dentro? Uno Sensu men? Uno Ma che Sensu dici, men? cazzo? Oh, salve. Ma tu chi sei? Sono il cugino di No Senso, man. Comunque, se stai cercando lui è scappato in Messico perché aveva un mercato illegale di maiali e carote. Non lo dire però in giro, mi raccomando. Ok, vabbè dai, ho fame, posso prendere una pizza? Certo. Intanto dove posso sedermi? Dove ti pare? Anche qua accanto c'è pure una grandissima fregna, guarda. 2 secondi. Sta gente è pazza, e poi, ma... Perché c'è la Grazia University? E perché non Sandman mi sta guardando male? Questo posto qui è più inquietante del previsto. Va bene, aspettiamo la pizza. Oh mio Dio, sono già le 11 e mezza. Dove cacchio è finito quel Just Black? E poi non è bello stare qui ad aspettare mentre c'è uno sguardo di uno Sensman che ti guarda con quegli occhi penetranti, mio Dio. Con tanto di spacer accanto, poi, mio Dio, che orrore. Proprio una giornata del genere devo scegliere per prendere una pizza. Ehi, ciao! Ecco a te la tua pizza. Buon appetito! Mati? Alexis? Che cacchio ci fai tu qui? Beh, ecco, vedi, dopo che hai smesso di fare la vita da YouTuber, mi sono dovuto trovare un altro lavoro per mantenermi. Ah. Hai altri progetti in ballo attualmente? Purtroppo no. Il canale sta andando male e volevo tornare a fare roleplay, ma sono a corto di idee, non so veramente cosa portare. Ormai tutta YouTube Italia è piena di roleplay veramente molto scadenti e io veramente sono un po' a corto di idee. Non so proprio Ah, cosa fare. scusate se stavo ascoltando, però a me mi è venuta una certa idea. Si può ascoltare. Va Allora, ok. bene. Ci potrebbe stare una roleplay alternativa a quella che si trova su YouTube Italia, no? Una roleplay seria con una trama sceneggiata, una trama, una sceneggiatura, una realizzazione seria che faccia capire allo spettatore quanto le roleplay siano fatte a solo scopo di fare visual e crescere. Ok, non sembra affatto male quello che hai detto. Il problema è come trovare la roleplay. Vabbè, d'accordo, ho capito. Dobbiamo subito andare. Venite nel mio studio e troviamo una bella idea tutti e tre, ok? Va bene. La pizza non la pago comunque. Bene, andiamo. Bene, ragazzi, iniziamo subito, non perdiamo tempo. Ciao, schiava Giada, fai il tuo sporco lavoro. Non fare entrare degli sconosciuti, mi raccomando. Perfetto, dai, andiamo. Allora, oddio, mancano delle sedie. Già da porta delle sedie! 2000 years later. Bene, signori, allora, siete pronti a iniziare? Avete qualche idea in mente per questa matematica roleplay? Inizia tu, Just Black, visto che hai parlato poco fa. Ok, allora, avevo pensato a una roleplay in una città stramba con delle sceneggiature strane e degli amici particolari, che dici? Ha un non so che di boxy. Matti, tu hai qualche idea migliore? Beh, io proporrei... Non so, una roleplay su un fantasma che è perseguito dal protagonista. Ma quello è lo straordinario mondo di Robby. Seriamente, allora, non tiriamo fuori altre roleplay che esistono già. Just Black, hai qualche altra idea migliore? Beh, potremmo inventarci una scuola,
con un personaggio pauroso horror, diciamo, tipo Herobrine. Ma veramente, allora, posso capire tutto, posso capire Ossana di Ramondi Rovi, posso capire Boxy, ma seriamente vuoi scendere ai livelli della Craft University? Cioè, io sono veramente allibito! Ma è possibile che non sapete fare una cacchio idea? Siamo qui da 3 ore, cavolo! Ma che cazzo? Non domandatevi come noi sappiamo tutto quello che stavate dicendo, ma io proporrei una roleplay su Sword Art Online, che ne dite, il famoso anime, ovvero il mio preferito. Credo che sia un tantinello fuori budget. Ma non è vero, ma non è vero, è facilissimo. Se Ma vuoi facilissimo ti... sto cavolo! Fuori da questo posto! Giuro, adesso già dalla castigo subito. È l'una del pomeriggio. Dobbiamo perdere tempo. Io c'ho ancora fame, non ho mangiato quella pizza, cacchio. Se volete ne posso scorreggiare una, non c'è nessun problema. Cioè, vado solo in bagno, 2 secondi e torno. Tu hai seri problemi. One eternity later. Beh, io proporrei una roleplay in cui un ragazzo va in una metropoli in cui deve fare un esame e viene costantemente messo alle strette dai suoi due amici. Ma questa è la vita da YouTuber! Ma ti fai dire un'idea che non sia copiata da qualcun altro? Che poi questa idea era la mia! Cioè. Ragione. Mati? Vito, voglio che state zitti, cazzo, sto vedendo la terza stagione di Riverdale. Posso Ok, capire? ragione. Sì, ho finito la terza stagione, però dai, siamo in questo momento importante, a trovare un'idea. Riverdale. Andate in un'altra stanza. Aspetta un momento, no, no, senza che torna qui. Vabbè, ce l'ho. Ho l'idea. Io ho l'idea. L'ho Ale. trovata, Mati! Ho trovato l'idea! Ma ora puoi stare zitto, anche il ciclo, quindi vattene, vattene. Andatevene. No senso, me ne andiamo, Gene, per favore. Cazzo, 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 cazzo! No senso, me ne esci, 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 esci. Allora, ascoltami. Ho trovato l'idea geniale. Matti mi ha fatto un'idea stratosferica. Un'idea che sicuramente metterà a ferro e fuoco le altre roleplay schifose su YouTube Italia. Vai, dimmi, dimmi. Allora, ascoltami. L'idea è... Beh ragazzi, che dire, questo è il ritorno delle roll. Bene, detto questo, lasciate like, iscrivetevi al canale, state minchiate varie, dai, 30, anzi 40 likes per il ritorno delle roll, per favore, Senti, per qua non si può favore. stare, avete rotto tutto il cazzo, io me ne vado a vedere Riverdale da un'altra parte. Io invece, cazzo, uscita. ma io invece Vieni. no, 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 aspettatevi signori, non andate, non Io andate! direi. Vattene anche tu a sto punto, va? E Vabbè. che cacchio? Vabbè ragazzi, detto questo, seguitemi su tutti i profili, ciao ragazzi! Prima di concludere, però, mi sembra doveroso mettere qualche piccolo backstage della puntata. Buona visione. Mi servirebbe proprio una buona idea da poter utilizzare. Però non so proprio veramente cosa fare. Ah, capisco. Che vuoi? Ho un'idea. No, Un'idea? non è vero, non ce l'ho. Non è vero, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Vabbè, che idea hai in mente? Allora, sarebbe una roleplay totalmente diversa. Più figa. Con una. No, aspetta, non sto seguendo il copione. Mati? Alexis? Che cazzo ti è successo? Tu non sei così gentile, che ci fai qui al Pizza Pig? Beh, ecco, dopo che hai smesso di fare la vita da YouTube, mi sono dovuta... E tu vai a fare scuola di recitazione! Ma è possibile che non sapete tirare fuori un'idea decente, cacchio? Dobbiamo tirare fuori una... Allora, non fatevi voi tre nessuna domanda di come noi sappiamo tutto quello che stessi. No, porca merda, sono sbagliato, dai. Rifacciamola! Dai. Leva quella roba! Pronti? 3, 2, 1, via! Cacchio, è possibile che non sapete trovare un'idea per questa cacchio di roleplay? Ma che Cioè... cazzo? Ehi, non domandatevi come sappiamo tutto quello che stessi. Oh. E viene costantemente messo alle strette dai suoi due amici. Mati, cioè... Quella è la vita da YouTube. Esatto! Andava bene! Dai, rifacciamola! Perché avete stoppato? Non ho Infatti capito. io non ho Infatti, io ho capito capito! nessuno. Tu sei da YouTube! No, no, andava bene! Dai, riproviamo! 3, 2, 1, via!